Una splendida giornata di sole ha accompagnato ieri mattina la processione che ha aperto la giornata di festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Sala Consilina. Migliaia di persone sin dalle prime luci dell'alba hanno affollato il santuario del Monte Balzata dedicato all'Arcangelo, dal quale dopo la Santa Messa celebrata da Don Michele Totaro è partita la processione che ha accompagnato la statua di San Michele attraverso tutto il centro storico. Prima di arrivare in piazza Umberto I, dove a mezzogiorno Monsignor De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, ha celebrato la messa solenne, la statua ha fatto tappa nel rione di Sant'Eustachio per il tradizionale volo dell'angelo. Un bambino che rappresenta il santo patrono viene legato con una fune ad una corda tesa tra il balcone di un'abitazione ed un palo e viene fatto volare per 3 volte a circa 8 metri dal suolo sino al simulacro di San Michele. Ogni volta il bambino porta al santo un'offerta e gli rivolge un'invocazione. Al termine della messa solenne la statua è stata portata all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, dove resterà fino all'8 maggio, quando in processione sarà portata nuovamente sul santuario del Monte Balzata. I festeggiamenti si concluderanno questa sera con lo spettacolo Lo Squallido, che sarà messo in scena in piazza Umberto I dall'attore salese Andrea Di Maria.